svoltasi interamente sul web, è giunto a conclusione Mind the Band, il concorso musicale interamente dedicato ai giovani delle band emergenti. Quattro gruppi che venerdì 13 giugno si sono sfidati sul palco del Teatro Derby di Milano in un'energica performance live. Arizona Dogs, Katmai, Park Avenue e PNS. A condurre la serata un presentatore d'eccellenza, Marco Biondi di Virgin Radio, coinvolto anche come selezionatore e giudice ufficiale. Sentiamo un suo parere sulla serata. In Italia c'è un grandissimo fenomeno underground, tantissima gente che suona, molti anche molto bravi, devo dire. Però spesso e volentieri si fanno dei concorsi, chiamiamo così, un po' fine a se stessi, dove sì, si premia e poi però non succede niente. Questa sera mi piace perché Mind the Band, a differenza di altri, dà sì dei premi, ma sono premi molto utili per la crescita di una band. Questa sera credo ci siano quattro band fortissime. Credo che abbiamo scelto veramente il meglio di quello che abbiamo sentito, e abbiamo sentito tantissime band. Vedo band che hanno voglia e l'umiltà di mettersi in discussione, ma di trovare qualcosa di nuovo, di non essere la perenne copia di qualcun altro, che è l'errore che molti fanno purtroppo. In giuria personaggi d'eccellenza del panorama musicale italiano e non. Infine ad animare la manifestazione i Movida, storica band milanese degli anni 90 che sul palco del Derby ha annunciato la propria reunion. A fine serata decretati i vincitori di questa prima edizione di Mind the Band, chiara e netta l'opinione della giuria che ha premiato, anzi pluripremiato, PNS e Park Avenue.